siamo in compagnia di Fabrizio Ferro, Director Presale di PTC. Oggi parliamo del supporto di PTC alla Digital Transformation, in particolare dei filoni Internet of Things, analisi predittive, partendo ovviamente anche dall'analisi del grande mole di dati. Internet of Things. Internet ci identifica il mondo digitale, Things ci identifica un mondo tradizionale di prodotti fisici, dove la progettazione è sempre stata sul CAD tradizionale. Questo in realtà, con tutto il mondo connesso e con le cose che diventano intelligenti, scardina i modelli. PTC ne ha fatto un pilastro della nuova strategia. Perché e che cosa significa per voi? Beh, direi che partiamo con un attimo di storia. PTC ormai è 30 anni che si occupa di sviluppo prodotto, è sempre stata un'azienda innovativa per quanto riguarda il CAD prima, successivamente il PLM, e quindi di conseguenza ha rilevato che all'interno delle aziende clienti, ma non solo delle aziende clienti, esiste una trasformazione in atto dove il DNA proprio dei prodotti sta mutando. Questo DNA non è più quello di un prodotto singolo, non connesso, non intelligente, ma è esattamente l'opposto. È un DNA che lega i prodotti gli uni agli altri, che fa sì che questi prodotti siano quindi connessi, che trasmettano dei dati, che siano in grado anche probabilmente di costruire in maniera virtuale delle famiglie di prodotti che siano in grado di dialogare in maniera intelligente gli uni con gli altri. Da questo deriva il fatto che i prodotti non possono più essere progettati come si progettavano una volta, semplicemente basandoci sulla loro rappresentazione tridimensionale, successivamente passata in officina e realizzata in produzione, ma bisogna aggiungere qualcosa di più. Bisogna aggiungere sensori, bisogna aggiungere applicazioni, bisogna aggiungere pezzi di software, bisogna essere più sofisticati e veloci nel realizzare queste tipologie di entità nuove all'interno dei prodotti, e quindi è necessario avere degli strumenti diversi. Certo, quindi comunque abbiamo dei cambi nei modelli di business piuttosto impattanti. Da un punto di vista tecnologico, diciamo, il pilastro dell'evoluzione dell'offerta di PTC è nata con l'acquisizione di ThingWorx, che oggi è uno dei pilastri tecnologici di tutta l'offerta IoT. Da lì in poi la Vision Smart Connected Products come si è evoluta e quali sono oggi i pilastri? Beh, fondamentalmente oggi possiamo dire che PTC offre due grandi ambiti di soluzioni barra prodotti. Offre da un lato delle piattaforme tecnologiche, principalmente legate all'ambito Internet of Things, dall'altro lato offre delle soluzioni enterprise che fanno parte di fatto del tradizionale ambito dello sviluppo prodotto. Queste ultime sono il CAD, il PLM, l'SLM, l'ALM, per i quali stiamo costantemente rilasciando delle nuove versioni anno su anno. In aggiunta a questo, l'ultima acquisizione si chiama Collight, con i suoi prodotti fondamentalmente indirizza la necessità di non solo acquisire i dati, perché l'acquisizione dati è qualcosa che va a appannaggio di ThingWorx, ma di analizzare una mole notevole di dati, anche magari non completamente organizzata, e fornire tutta una certa serie di servizi a valle. Quindi qui entriamo nell'ambito dell'apprendimento automatico, delle analisi predittive, uno dei pilastri tecnologici è anche legato alla realtà aumentata. Questo come chiude, diciamo, il cerchio rispetto a quello che dicevamo all'inizio, dove un Internet of Things cambia completamente il modello sia di progettazione ma anche poi di servizio legato a tutto il ciclo di vita del prodotto? Beh, innanzitutto non possiamo pensare di progettare degli oggetti, differentemente dal passato, che non siano in grado di chiudere il loop nei confronti di chi ha pensato questi oggetti e l'ha progettati per la prima volta. Questo è un, diciamo, quasi un assioma di questo tipo di discussione.
Se invece andiamo ad analizzare il discorso della mole di dati che gli oggetti riversano e riverseranno sempre di più, perché saranno sempre di più e saranno sempre più connessi, esiste la necessità fondamentale di svincolarsi dall'aspetto umano dell'analisi del dato, che non può essere fatta semplicemente da persone, da data scientist o figure professionali di questo genere, ma deve essere il più possibile automatizzata e creata e realizzata attraverso degli strumenti che siano in grado di autoapprendere, organizzare i dati e fornire i dati a tutte le persone alle quali questi dati potrebbero essere utili. Un esempio abbastanza banale ma facile da comprendere è il discorso del service. Fornire la ragione per la quale un oggetto ha subito un malfunzionamento è sicuramente una cosa importante. Fornire la possibilità di prevedere che quell'oggetto in un determinato lasso di tempo avrà un malfunzionamento ha un valore nettamente superiore. Fornire nell'ambito di questa informazione anche le istruzioni e le indicazioni per fissare il potenziale problema e quando ha un valore inestimabile, perché potrebbe voler dire per l'azienda cambiare anche la modalità di business e avere e realizzare nuove forme di fatturato che prima l'azienda non era in grado di risolvere.